Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sono solo struccata, ma anche abbastanza spettinata, perché ho scovato in giro per il web i 5 gadget più virali di Shein. E che cosa ho fatto secondo voi? Li ho subito comprati per testarli insieme e vedere se in effetti meritano l'appellativo di gadget virale. Abbiamo qualcosa per i capelli e anche qualcosa per la skincare del viso. Anche se li ho tolti dalla confezione in cui sono arrivati, sono ancora tutti sigillati e non li ho ancora mai provati. Direi di iniziare subito perché li dobbiamo provare tutti. Ma allo stesso tempo non vorrei fare un video che duri una vita. Iniziamo proprio da qualcosa per i capelli, così da sentirmi un po' più in ordine. Quindi il primo gadget virale è questo, che io ho scoperto grazie alla stupenda Kerina Wong. L'ho visto usare per la prima volta da lei e mi sono subito incuriosita. Vi lascio giù il link in descrizione nel caso non la conosciate e vogliate vedere il suo video su TikTok. Si tratta di un oggeggino alquanto strano, perché per quanto possa sembrare una piastra, non lo è. Innanzitutto ha questo tastino che serve appunto per tenerlo chiuso quando lo si conserva. Di tutti questi accessori ero un po' spaventata perché li ho sempre visti utilizzare da persone straniere e quindi non sapevo se in effetti la spina sarebbe stata quella europea. Al contrario di quanto pensassi, invece, su Shein c'è proprio la selezione, quindi ho contrassegnato su tutti i gadget su cui era disponibile la scelta l'attacco europeo. E il primo è andato, speriamo bene per tutti gli altri. Ma che cos'è in effetti questo aggeggino che sembra una piastra? Ve lo dico subito. Sul sito lo chiamano Fluffy Curler, ovvero bigodino soffice. Se non l'avessi visto utilizzare non l'avrei mai trovato o ricercato sotto questo nome, poiché il suo utilizzo è davvero singolare. Serve per volumizzare le radici dei capelli. Ho pensato subito di prenderlo perché mi sono detta sarà l'ideale per qualsiasi chioma, sia per chi ha i capelli sottili o per chi li allunghi e pesanti come i miei. Quindi andiamo subito a provarlo perché sono davvero troppo curiosa. Intanto lo attacco alla spina e lo accendo dall'unico tastino che ha. Ha una spia luminosa rossa. La spia è ancora rossa, sono passati un sacco di minuti, ma lei la sento già caldissima, quindi direi di provarla lo stesso. Fa delle ondine e direi proprio che la differenza c'è ed è palese. Sì, perché poi passando le mani tra i capelli, queste ondine si posizionano in maniera un po' scomposta e creano questo volume. La lucina continua ad essere rossa, quindi non cambierà mai. Questo qui, Hot Air Style 5 in 1. Non so, vi ricorda qualcosa? Vi do un indizio, è stato considerato il dupe di un prodotto simile, molto molto più costoso. Speriamo non si sia rotto. Ok, questo è il corpo principale al quale andranno attaccati tutti gli altri accessori. Faccio vedere tutti gli altri accessori che ci sono nella confezione. Il diffusore per asciugare i capelli. Sulle istruzioni viene chiamato Curler Brush, ma io sono sicura che questa sia la spazzola lisciante, mentre questa viene chiamata spazzola multifunzione. Infine ci sono i due accessori per arricciare i capelli. Sembrano della stessa identica dimensione e penso che abbiano pure la stessa funzione. Mini manuale di istruzioni c'è scritto che la punta rimane fredda, quindi si può tenere teoricamente senza rischio di scottature. Vedremo, anche se spero di non bruciarmi. Questi due tastini per regolare la temperatura e questo per agganciare tutti i pezzi. Prima di accenderlo voglio farvi notare quanto è bello questo colore viola, molto carino. Per attaccarlo e sganciarlo si deve premere questo tastino qui. Più si va verso l'alto e più si riscalda l'aria, ma è davvero una roba delicatissima. Voglio provarla a capelli bagnati per vedere il risultato e anche in quanto tempo asciuga i capelli. Per adesso procedo con la spazzola multifunzione, così pettino anche i capelli. Non ha una funzione lisciante, ma ha una funzione districante e mi ha ammorbidito un sacco i capelli. Sicuramente la utilizzerò nel momento in cui i capelli hanno perso tutte le goccioline d'acqua e sono quasi asciutti. In modo da togliere il crespo e disciplinarli. Ma adesso voglio testare la spazzola lisciante, perché avendo i capelli così lunghi, spesso mi dà noia passare la piastra. Molto naturale e voluminoso. Non è un liscio perfetto, ma di sicuro sono più in ordine che da questo lato. Quindi vado a provare l'ultimo accessorio.
super approvato, soprattutto considerando che ci fa risparmiare sia soldi che spazio in casa. Andiamo avanti con l'ultimo accessorio per capelli prima di passare a quelli per la skincare. Questo aggiungo qui il ferro per fare le beach waves, ma più che delle beach waves classiche, questo crea proprio le ondine a frisè. È andato viralissimo soprattutto nel periodo in cui la bellissima Belen l'ha portato per prima e poi un susseguirsi di star, perché diciamolo, quelle beach waves strette ricordano tantissimo gli anni della fanciullezza, quando ancora non utilizzavamo il ferro riccio capelli e facevamo i boccoli con le treccioline fitte. Non so se lo facevate anche voi, ma io soprattutto d'estate lo facevo sempre. Il materiale sembra molto buono. Vai, anche qui fortunatamente c'è il controllo della temperatura, anche perché se non ci fosse stato mi sarei preoccupata un pochino. Quindi per provarlo lo metto su 180, la temperatura minima. Stiamo un attimo ad osservare questo aggeggio. È passato anche più di un minuto, ma direi che anche questa non si spegne. Prima di provarlo, siccome questo è un vero e proprio arricciacapelli, vado a mettere un po' di termoprotettore. Non si sa mai. No, vabbè, che carino, mi piace un sacco. Proprio mi ricorda tantissimo quelle ondine che facevamo con le trecce. Secondo me sarebbe anche troppo carino legati sul dietro, magari con una trecciolina. Sì, vabbè, fatto su tutta la chioma, magari potrebbe essere anche meglio. Buttiamo i capelli alle spalle e passiamo ai prodotti per la skincare. Il primo è lei, la viralissima spatolina ad ultrasuoni. Ora io non so se funzioni e quanto funzioni, perché è la mia prima spatolina ad ultrasuoni. Questa serve per l'eliminazione di punti neri e impurità sul viso, ma ovviamente non può essere utilizzata in questo modo. Ho dovuto necessariamente acquistare un prodotto che non era tanto virale, ma che comunque mi aveva incuriosito un sacco e soprattutto era fondamentale per poter utilizzare la spatolina. E sto parlando del vaporizzatore elettrico, perché penso che sappiate benissimo che un'ottima pulizia si fa proprio partendo dall'apertura dei pori della pelle. Io non ho mai avuto, come nel caso della spatolina, un vaporizzatore elettrico. Ho fatto sempre la pulizia in maniera, diciamo, molto casalinga, quindi con pentoloni su fumigi e oli essenziali. Da qui uscirà il vapore. Questo, oltre a fungere da tappo, si potrà riempire di erbette ricche di oli essenziali, quindi si può riempire per esempio di capolini di camomilla. Adoro fare la skincare con i capolini di camomilla, che addolciscono un sacco la pelle e leniscono appunto i rossori provocati dal freddo invernale. Oggi comunque proverò la macchina senza nulla. No, è stranissimo perché schizza. Ah, ok, doveva andare un pochino. No, vabbè, io sto qui per mezz'ora minimo, Quindi ci vediamo dopo. La spatolina è piegata da un verso, mi sono informata un po' prima stavolta, e la spatolina va utilizzata con la piega verso l'alto. Wow! Ma che schifo! Guardate quanti punti neri! Com'è possibile? Non si sente nulla. Questi ultimi due prodotti li ho trovati utilissimi. Il vaporizzatore è stata una vera scoperta, però mi raccomando, utilizzatelo con cautela, perché si tratta sempre di acqua bollente e non sia mai che vada sulla delicata pelle del viso. In ultimo, giusto per non farmi mancare niente, volevo provare da tantissimo tempo la sessione She Glam. Ho preso questa tinta labbra nude e ho abbinato ad un set di matite, sempre color nude ma in tonalità diverse. Ok, a vederli così sembrano tre colori praticamente identici. Proviamoli un po' sulla mano. Invece per niente. Sono tre tonalità nude. Morbidissimo sulle labbra. E anche il colore mi piace molto. Sembra davvero tanto naturale. Da qui sembra scurissimo, come le matite. Vediamo un po'.
Io direi che i prodotti virali che ho preso mi sono davvero tanto tanto piaciuti. Gli ultimi due, quelli per la skincare, sono stati davvero una scoperta, li consiglio vivamente. Gli altri invece valutate voi se vi piacciono. Se avete visto qualche gadget virale in giro e siete curiosi di sapere se effettivamente funziona, non dimenticate di scrivermelo nei commenti oppure mandatemi un DM, una foto, qualsiasi cosa che mi faccia capire che vi piacerebbe che io lo provassi per voi. E se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un piccolo like. Alla prossima! Ciao!